il verso della scimmia si sente chiaramente tre volte. Alla terza volta Muntari chiede all'arbitro Minelli: tu lo puoi fare, interrompi la partita. L'arbitro dice: io non ho sentito. Che li metto a fare gli steward se non sono in grado di sentire 10 deficienti che fanno la scimmia e non riescono ad allontanarli. O gli ispettori della federale. Quello... Che cosa è successo oggi durante Cagliari-Pescara? Che cosa è successo con Muntari? Il servizio di Gianni Bezzi. Cagliari-Pescara, minuto 86, il calcio d'angolo di João Pedro. L'azione si esaurisce. Guardiamo lì, all'interno della porta c'è Muntari che applaude verso la curva di casa. Già qui è successo qualcosa, deve aver ascoltato dei burrazzisti. Eccolo, poi Muntari protestare con l'arbitro, gli segnala di aver ascoltato dei burrazzisti. L'arbitro gli risponde, gli dice: lei non deve parlare con il pubblico. E lui: ma non li hai sentiti? Poi Muntari, arrabbiatissimo, si rivolge al quarto uomo, il signor Tegoni della sezione di Milano, continua la sua discussione, gli dice: ma tra di voi non comunicate, non avete sentito i burazzisti? E poi: questo è il mio colore, è il colore della mia pelle. Intanto la partita va avanti con questa situazione in campo e con Muntari che torna ancora una volta a rivolgersi all'arbitro Minelli con l'indice della mano sinistra, gli dice: questo è il colore della mia pelle. E il direttore di gara questa volta lo ammonisce. Muntari non accetta ovviamente questa ammonizione, voleva la sospensione della partita che non c'è stata e decide in maniera clamorosa di abbandonare il campo. Muntari poi a fine partita è stato espulso quando era già negli spogliatoi per aver abbandonato il campo, come hanno dichiarato gli ispettori di Rega presenti al Sant'Elia. Per la cronaca, il Cagliari ha vinto 1-0 nel primo tempo, la rete di João Pedro su calcio di rigore. Lui è venuto per dirmi che non devo parlare con il pubblico. Però lui che mi ha fatto incazzare là, non è questione che parlo con il pubblico. Le cose che facevano i tifosi. Allora io ero anche calmo con loro, ero tranquillo con loro. Lui che mi è venuto addosso, che ha detto questa. Allora lui che mi ha fatto incassare di quella, perché lui ha sentito: tu fermi la partita o dici ok, guarda, non fate così. E poi dopo si continua la partita, è un secondo solo, non è niente. E tu mi vieni addosso e mi dici: no, tu non devi fare questa, io che devo fare. Che sei? Perché mi devi dire quello? Tu devi avere le palle a dire a loro, non a me. È quella che mi ha dato fastidio molto. Allora, arbitro, tu sei sordo che non senti? No. La giustizia da soli non ce li dobbiamo fare. C'è sempre arbitro che decide quando sbaglia, come secondo me ha sbagliato in questa occasione. Dobbiamo accettare, andare avanti, e purtroppo. Pesanti le accuse di Muntari. Sicuramente si tratta di uno scontro verbale con qualcuno, perché noi di Cori non ne abbiamo percepiti, come penso e doverosamente non deve avere percepiti né l'addizionale né l'arbitro, altrimenti voglio dire, ci sono delle norme per cui intervenire. Riteniamo assolutamente che la tifoseria cagliaritana non sia razzista. Beh, non è stato neanche l'unico episodio, tra l'altro, di no, oggi giornataccia perché burrazzisti a Rudiger, poi a Koulibaly, a San Siro. Poi ci dispiace dirlo, qualcuno l'ha fatto a Cagliari perché non se l'ha inventato Muntari. Il verso della scimmia si sente chiaramente tre volte. Alla terza volta Muntari chiede all'arbitro Minelli: tu lo puoi fare, interrompi la partita. L'arbitro dice: io non ho sentito, quindi non lo faccio. Ha ragione Muntari, probabilmente il modo che... è stato sbagliato, però lui ha ragione. Se ci sono stati questi cori, per esempio il vicepresidente del Cagliari dice di no, ma i cori ci sono stati, l'arbitro doveva fermare la partita, perlomeno un attimo, discutere con i tifosi, di farli smettere e poi riniziare. 2017, ancora con le scelte.